L'elettricità è guidata dalle leggi della natura, dalle leggi della fisica, intesa come la fisica di Einstein, di Rubbia, leggi che non sono minimamente modificabili dagli uomini né tantomeno dalla politica, perché sono appunto le leggi della natura. Per quanto riguarda quindi la rete elettrica che trasporta, distribuisce l'elettricità nelle nostre milioni di case, negozi, fabbriche in tutta Italia, ecco, questa rete è cresciuta in decenni man mano che i consumi crescevano, ma ci ha impiegato decenni, anche perché far crescere questa rete costa e non poco, per cui gli investimenti si fanno in maniera misurata, oculata e dove ne vale veramente la pena. In Italia a gestire l'ossatura di questa rete, cioè le sue parti fondamentali, vi è un'azienda controllata dallo Stato che si chiama Terna, e che è il soggetto che ha l'ultima parola sulla realizzazione di un nuovo impianto a fonti rinnovabili che voglia collegarsi appunto sulla rete. Terna, cioè, ha tra i suoi compiti principali e prioritari il verificare se un potenziale nuovo impianto è sopportabile dalla rete già esistente o se invece richiede nuove infrastrutture. E queste nuove infrastrutture non sono solo i classici cavi e i relativi piloni di sostegno che tutti quanti vediamo un po' ovunque, ma sono anche le ben più costose cabine di trasformazione, la cui realizzazione richiede milioni di euro per ciascuna cabina, e oggi in Italia ne abbiamo circa 2.400. Quindi sono cifre molto importanti e quindi lo sviluppo della rete non può avvenire a strappi o a piacere così a caso, installando tra l'altro in pochissimo tempo enormi quantità di nuovi impianti, ma con pazienza e tempi adeguati alla necessità di realizzare appunto nuove infrastrutture per accogliere i nuovi impianti, altrimenti salterebbe, diciamo, la rete. Ed ecco perché per legge da sempre Terna deve valutare se un potenziale nuovo impianto si può realizzare senza la necessità appunto di nuove infrastrutture. Altrimenti emana una sentenza non appellabile di potenziamento della rete, che però può richiedere anche svariati anni tra autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture necessarie, e intanto l'impianto non si può fare. E quindi nessuno può pensare di realizzare enormi quantità di impianti in tempi rapidi. E questo blocco, questa sospensione, succede spessissimo, anzi la maggior parte delle volte, proprio perché le richieste superano la capacità di sopportazione della rete. Allora molti si chiedono: ma perché in tante regioni io ho prenotazioni per decine e decine di gigawatt, quindi molto di più di quello che la rete può ottenere? Ma per il semplice motivo che chi vuole realizzare questi impianti ci prova comunque, ci prova a prenotarsi per primo. È come quando un maschio va in discoteca, o andava nei tempi passati e doveva prenotare un ballo con una ragazza e andava dalla prima, gli chiedeva: mi concedi un ballo? Poi andava da un'altra: ma mi concedi un ballo? Mi concedi un ballo? Mi concedi un ballo? Quindi ci provava con 50 ragazze, pensando, sperando che due o tre gli avrebbero detto di sì. Qui succede la stessa cosa. È un esempio chiaramente un po' così simpatico, ma è la realtà. Molte aziende chiedono, fanno tante domande perché sanno che molte verranno bloccate, non gli verrà dato l'accesso, non gli verrà dato il permesso e quindi ne fanno tante, ma in realtà già sapendo che la maggior parte verranno bocciate. E questa è storia. Basta verificare cosa è successo negli ultimi 15 anni. La maggior parte delle domande sono state bloccate e quelle che vanno a buon fine ci mettono 5 anni per andare a buon fine con il fotovoltaico e 7 anni per l'eolico. Questi sono i tempi medi. Quindi a tutti i cittadini di tutte le regioni italiane, io dico informatevi, non credete a chi paventa e terrorizza dicendo saremo invasi dalle rinnovabili, perché sarebbe come se vi venissero a dire che saremo invasi dalle ferrovie, dai binari, da nuovi treni e nuovi binari dappertutto. Ma in questo caso uno ci arriva velocemente a capire: beh, no, per fare dei binari ferroviari, per fare centinaia di chilometri di linee,
ci vuole molto tempo. Ma guardate che anche la rete elettrica, appunto, ha bisogno di infrastrutture. Quindi non si possono costruire nuovi impianti così pensando che tutto quanto automaticamente vada a posto. Per cui le rinnovabili sono uno strumento di progresso perché ci consentono di avere energia a costo minore rispetto all'attuale. Ricordiamolo, sono fonte energetica, nessuno lo mette in discussione, più economica delle fossili, più economica del nucleare. E naturalmente questo ci metterebbe anche in condizione di non essere o essere molto meno dipendenti dalle importazioni dall'estero, che oggi coprono la stragrande maggioranza del nostro fabbisogno energetico che appunto noi dobbiamo acquistare dall'estero. Ma le rinnovabili le avremo con anni di investimenti, si faranno ordinatamente e questo è come si dice, un obbligo proprio delle leggi della natura, perché abbiamo bisogno di una rete in grado di gestirla e la rete, oltre a una certa capacità, va implementata nuova rete. Quindi nessuna invasione di rinnovabili, al contrario. Siamo già stati invasi ampiamente da discariche, da zone industriali che sono state abbandonate, che sono diventate dei cimiteri, diciamo, a cielo aperto, e poi tutto ciò che ci serve per vivere. Quindi l'8% dell'Italia è già stata invasa dall'uomo. L'8% dell'Italia è già urbanizzato, quindi quasi tutto cementificato. L'8% dell'Italia, ripeto, è già stato invaso. Sono dati ISPRA, sono dati del catasto. Mentre quello che servirà per le rinnovabili è lo 0, per le rinnovabili ci servirà lo 0, quindi preoccupiamoci di quell'8% che già è stato invaso dall'uomo. E che in molti casi è in situazione assolutamente deprecabile, ripeto, dalle miniere abbandonate, dalle discariche, soprattutto di rifiuti incontrollate, da intere zone artigianali e industriali, intere o parziali, che sono dismesse, da migliaia di edifici anche civili, anche quelli dismessi e che si stanno degradando. Ecco, occupiamoci dell'8% che già è stato invaso dall'umanità. Per le rinnovabili ci serve lo 0, lo 0, virgola. Tutte queste cose ve le spiego, o meglio, ve le faccio spiegare dai ricercatori pubblici in questa serie di video che da tempo ho messo online, e i ricercatori pubblici non vi devono vendere niente. Non vi devono vendere gas, petrolio, carbone. Ripeto sempre, quando un giornale, una trasmissione televisiva, chiunque, compreso il sottoscritto, vi dice qualche cosa, chiedetevi, ma questo qui ci vende qualche cosa? Ecco, io non vi devo vendere niente, non ho conflitti di interesse di nessun tipo, non sono azionista di nessuna grande società che fa elettricità, petrolio, gas, qualsiasi cosa. Questo ciclo di video in cui vi spiego questa cosa e tante altre cose che dovete sapere per essere correttamente informati, li ho fatti uscire nei mesi passati, ve li ricordo, e sono tutti dati presi da ricercatori pubblici. Ecco, faccio vedere velocemente questi video che nei mesi passati ho messo online. Ecco, sono tutti dati presi dai ricercatori pubblici che non vi devono, non vi vogliono vendere né gas, né petrolio, né carbone. Fatevi la stessa domanda ogni volta che qualcun altro vi vorrà dare delle informazioni sull'energia che è un prodotto che voi acquistate.